L'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, nell'ambito delle iniziative diocesane previste nell'anno della fede, ha inaugurato ieri il primo torneo di calcetto denominato In Campo per la Fede, un'iniziativa promossa e organizzata dalla Diocesi di Teggiano Policastro, affinché la pratica dello sport si diffonda stabilmente e sviluppi le sue migliori potenzialità in un'adeguata cultura di valori sociali e morali. La Chiesa così scende in campo in prima persona, promuovendo attività sportive in un contesto di evangelizzazione. Il torneo, riservato alle categorie professionali, associative e culturali, ha visto la partecipazione di numerosi fedelissimi, che nei panni di tifosi hanno gremito il campo sportivo di calcetto di Sassano, dove ieri hanno avuto luogo le prime gare ufficiali del torneo. A prendere parte al mini campionato diocesano ben 10 squadre: i Carabinieri, la Polizia Stradale, l'Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina, la Banca Montepruno, i comuni di Teggiano, Sala Consilina e Sassano, le parrocchie Santa Maria delle Grazie di Pertosa, del Cuore Immacolato di Sassano e dei Santi Pietro e Benedetto di Polla. A sfidarsi, dopo la solenne benedizione del Vescovo della Diocesi, Monsignor Antonio De Luca, le rappresentative del comune di Teggiano e dell'Ordine dei Commercialisti. Nella seconda gara spazio alla squadra della Banca Montepruno e alla compagine dei Carabinieri. Le partite si svolgeranno ogni sera a partire dalle ore 20 fino a mercoledì 16 ottobre presso diversi campi di calcetto nei comuni della diocesi.